Questione meridionale e brigantaggio. Ecco, da dove viene questo termine? Che cosa significa questione meridionale? Cioè, indica l'insieme dei problemi posti dall'esistenza del Mezzogiorno d'Italia dal 1861 sino ad oggi. I problemi riguardano un più basso livello di sviluppo economico del sud rispetto al nord, di un diverso più arretrato sistema di relazioni sociali, di un più debole svolgimento di molti e importanti aspetti della vita civile rispetto alle regioni centro-settentrionali. In modo particolare possiamo pensare alle infrastrutture, pensate per esempio alle ferrovie e alla industrializzazione che avverrà in maniera ben più lenta nell'Italia meridionale rispetto all'Italia settentrionale. Ecco, c'è un professore, Lorenzo Cardilli, che lavora nella cultura italiana per stranieri, probabilmente quindi in una università, l'Università di Milano, e che ha, appunto, ha messo in rete delle slide che abbiamo anche usato. È chiaro che tutto parte dall'impresa dei mille. L'impresa dei mille ha liberato il Mezzogiorno dal regime borbonico, che era comunque un regime statico, era un regime che non stava dando una grande prospettiva all'Italia meridionale. Pertanto l'Italia meridionale è stata inserita però in modo piuttosto grossolano all'interno di questo stato nascente, piemontesizzando il meridione, cioè applicando al meridione delle leggi e delle mentalità e delle procedure, degli schemi che magari andavano molto meglio per l'Italia settentrionale, mentre per l'Italia meridionale forse si sarebbe dovuto agire in un modo diverso. Ecco perché quindi le plebi, anche le donne, qua vediamo in un dipinto, sono insoddisfatte di questa unificazione. Per la prima volta un deputato usò nel 1873 questa espressione, la questione meridionale, quindi le difficoltà del meridione dopo l'unificazione. Prima dell'unificazione il sud effettivamente era un pochino meno sottosviluppato, ecco, mettiamola così. C'era un divario per esempio del 10% fra il prodotto interno lordo del meridione e quello del settentrione. Poi diventerà del 55%, cioè il divario, la forbice tra sud e nord, ahimè, purtroppo dopo l'unificazione invece di assottigliarsi, si allargherà ancora di più. Dopo l'unificazione, i governanti si accorgono effettivamente di questa divisione interiore, che è una divisione a diversi livelli. Pensiamo per esempio alla lingua e ai dialetti usati ancora nel meridione, l'analfabetismo. Eppure applicano le stesse leggi per tutto quanto il paese, anche se ci sono grandi differenze fra nord e sud d'Italia. Ecco, vediamo che cosa scrive Giustino Fortunato, che è stato un famosissimo studioso, meridionalista, intellettuale, liberale, moderato, parlamentare vicino alla destra storica. Scrive: "Che esista una questione meridionale nel significato economico e politico della parola, nessuno più mette in dubbio. C'è fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nell'intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione, e quindi per gli intimi legami che corrono tra il benessere e l'anima di un popolo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale." Ma ne parleremo, ecco, di questi studiosi meridionalisti, perché ce ne furono a cavallo tra 800 e 900 alcuni che cercarono di ovviare a queste problematiche. Ecco, erano state già evidenziate alcune problematiche già durante la spedizione dei Mille. E una famosa novella di Giovanni Verga, la novella Libertà, spiega che ci fu una grande delusione perché le plebi contadine del meridione pensavano, immaginavano, si illudevano che la unificazione avrebbe portato la distribuzione delle terre appunto ai braccianti, cosa che invece non avvenne per niente. Anzi, addirittura ci fu, per esempio, proprio la repressione di Nino Bixio, quello era un frangente in cui Giuseppe Garibaldi aveva bisogno anche di un appoggio esterno. Pensate per esempio
all'Inghilterra, ma non solo, ecco, anche ai Savoia, e quindi di fronte a loro doveva apparire come il garante dell'ordine. Questo è il motivo per cui questi poveracci che si erano ribellati in modo violento, ovviamente avevano ucciso anche i maggiorenti della cittadina di Bronte, poi furono processati in modo sommario e anche giustiziati. Amara questa novella di Giovanni Verga, della quale abbiamo fatto appunto una diretta importante. Subito i settentrionali che giunsero nel meridione ebbero una sensazione quasi di trovarsi in una colonia, come di fronte a, non all'Italia, diciamo così, ma a gente sottosviluppata. Tant'è vero che ci si lamenterà proprio di questo, che poi spesso questi governanti settentrionali tratteranno il meridione come se fosse una colonia, useranno gli stessi identici metodi, ad esempio fucilazioni, che poi verranno usate con tutte quante le rivolte degli etiopi, piuttosto che dei libici o degli jugoslavi, che man mano l'Italia andrà a conquistare nei decenni successivi. Per esempio, Luigi Carlo Farini scrisse a Cavour: altro che Italia, questa è Africa. I beduini, a riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile. Beh, fu certo questa una delle primissime e più eclatanti manifestazioni della disconoscenza del Mezzogiorno da parte del ceto politico settentrionale e dell'approccio di supponente superiorità, se non di razzismo, con la quale la classe dirigente del Nord entrò in contatto con la realtà meridionale, scrive Guido Pescosolido, un importante studioso, nel suo libro La questione meridionale, in breve, ancora nello stesso libro, per esempio, Pescosolido scrive che lo Stato italiano nasceva col dichiarato obiettivo di riscattare l'intero territorio nazionale e non solo il Mezzogiorno, dalla debolezza politica e militare e dall'arretratezza economica e sociale, che pur con le diversificate gradazioni e specificità esistenti tra le sue diverse regioni e macro aree, affliggeva l'intera penisola rispetto al contesto europeo più forte e progredito. Ma purtroppo questo obiettivo si mostra un po' velleitario, ecco. Cioè, è vero quindi che comunque c'era anche una preoccupazione, un desiderio che ci si potesse tutti allineare all'interno anzitutto di questo nuovo Stato che era nato, quindi tutte le regioni d'Italia, e poi allinearsi con l'Europa. Questo era effettivamente l'intento, ma purtroppo non fu assolutamente realizzato. Ad esempio, il primo viaggio in treno, tra virgolette, in Italia fu fatto proprio sulla tratta Napoli-Portici. Però nel corso dei decenni successivi, seguenti, la costruzione di strade, di rotaie, insomma, strade ferrate, volevo dire, nel regno dei Borboni, si fermò quasi del tutto, tranne una piccolissima altra tratta verso Caserta, mi sembra, o Salerno, qualcosa del genere, ma poche decine di chilometri. Nel frattempo, invece, negli anni 50, come abbiamo visto sotto il governo Cavour, in Piemonte, si costruì alacremente una rete fitta di, ferrovie, appunto, e questo portò addirittura il Piemonte ad avere la metà dei chilometri di strada ferrata in Italia dopo appunto questo governo Cavour. L'urbanizzazione nel meridione fu ancora più lenta rispetto alle altre parti d'Italia. È vero, c'era una città piuttosto popolosa, la città più popolosa d'Italia allora, Napoli, era una città anche molto ricca, ma questa città poi dovette subire veramente un declino dopo l'unificazione italiana. L'analfabetismo era una piaga di tutto il paese, indubbiamente, però guarda caso, proprio le regioni del sud, comprese le isole, erano quelle più colpite da questa piaga. Grandi i problemi del sud dopo l'unità. Incominciamo col parlare del primo, il brigantaggio, ma non dimentichiamoci anche la pressione fiscale, la leva obbligatoria, la pressione fiscale che aumentò di più del 30% in una regione comunque che rimaneva statica dal punto di vista economico,
e quindi che doveva vedere questo peso della pressione fiscale veramente insopportabile. Tutto quello che, per esempio, ricordate la tassa sul macinato che era dispiaciuta in generale ai contadini, ma in generale al popolo italiano in tutte le regioni, colpì ancora più duramente le plebi del sud. Per non parlare, dicevamo, della leva obbligatoria. Sotto i Borbone, infatti, si diventava militari per sorteggio e comunque, anche se si era sorteggiati, era possibile riscattare questo servizio militare, quindi pagare in modo tale da non svolgere questo servizio militare. Invece, con il nuovo Stato ci fu la leva obbligatoria, questo l'abbiamo visto anche nei Malavoglia, andò a falcidiare le famiglie che si reggevano soprattutto sul lavoro dei figli giovani. E qui, come vedete, appunto il caso di Ntoni, per esempio, in questo famoso lungometraggio che è stato ispirato dai Malavoglia di Giovanni Verga, che stette via per 2 o 3 anni a Napoli per il suo servizio militare, per non parlare di un suo fratello che addirittura morì nella battaglia di Lissa durante la Terza Guerra d'Indipendenza. L'arretratezza economica faceva sì che i metodi di coltivazione, ad esempio dei campi nel sud, fossero estremamente arretrati, di secoli si può dire, no? E mentre, vabbè, negli Stati Uniti senz'altro, ma anche piano piano anche in Europa, perfino nella pianura padana, incominciavano ad essere utilizzati dei macchinari che facilitavano la coltivazione, la produzione, la raccolta, eccetera, nei campi, al sud ancora si basava tutto sul lavoro delle braccia. È questo un contesto all'interno del quale si sviluppa il brigantaggio. Dobbiamo però spiegare una cosa molto importante. Ce la dice Francesco Saverio Nitti nel suo libro Eroi e Briganti del 1899. E dice che, insomma, il brigantaggio comunque non è che nacque con l'Unità d'Italia. Infatti scrive: ogni parte d'Europa ha avuto banditi e delinquenti che in periodi di guerra e di sventura hanno dominato la campagna e si sono messi fuori della legge. Ma vi è stato un solo paese in Europa in cui il brigantaggio è esistito, si può dire, da sempre. Un paese dove il brigantaggio per molti secoli si può rassomigliare a un immenso fiume di sangue e di odi. Un paese in cui per secoli la monarchia si è basata sul brigantaggio, che è diventato come un agente storico. Questo paese è l'Italia del mezzodì, è l'Italia del mezzogiorno. Per dire quindi che il brigantaggio era ben presente da tempo nell'Italia meridionale. Certamente negli anni immediatamente seguenti l'unificazione italiana si colorò di motivazioni politiche. Fu sostenuto, almeno all'inizio, da Francesco II, che ancora fino al 1867 pensava, si immaginava di poter ritornare sul trono di Napoli, il re Borbone, Franceschello, e persino dal Papa nei primi anni, fino a quando poi vide che i briganti, spostatisi anche per evitare le repressioni nello stato della Chiesa, imperversavano anche là con ruberie e altri abusi. Il brigantaggio, quindi. Una cosa di cui abbiamo già parlato quando abbiamo fatto comunque la nostra diretta sull'Italia dopo il 1861, che è rimasta un po' soprattutto questo grande brigantaggio politico, no? È rimasto un po' nell'immaginario collettivo di alcune regioni, come per esempio la Basilicata, e ha in un certo senso rappresentato, ha espresso il disagio profondo del Meridione. Le stragi di Ponte Landolfo e di Casalduni, che sono veramente state tremende, no? Perché in quel caso i bersaglieri se la sono presa proprio con la gente del popolo e hanno ammazzato i civili. E poi ancora le modalità attraverso le quali il brigantaggio fu colpito. Per esempio, la commissione
provinciale per la repressione del brigantaggio del 1863, oppure un premio di 200 lire dal fondo provinciale a un individuo che fece catturare un brigante. Insomma, comunque, malgrado questo, in quegli anni là si svilupparono a macchia d'olio le proteste e quindi le orde di briganti che addirittura assoldavano anche migliaia di seguaci e anche li armavano oppure li armavano grazie agli appoggi di cui vi parlavo prima. Quindi era tutto un insieme di motivazioni che aveva fatto sì che in quegli anni si coagulassero, soprattutto nella Puglia del Nord e nella Basilicata, ma non solo, contadini contro il potere politico, perché pensavano anche di poter combattere le angherie dei padroni. Invece spesso i padroni sfruttavano per i loro fini il brigantaggio. L'illusione dei cambiamenti dopo l'unificazione, che, come abbiamo visto nel caso di Bronte, invece caddero subito queste illusioni. Il potere politico lontano, a Torino, che non si occupa del Mezzogiorno. E allora, accanto, dicevamo, ai briganti di professione, ai banditi che c'erano prima, anche donne, salariate, evasi, contadini che saccheggiano, che rubano, che si vendicano. Ecco, quella strage, infatti, di cui parlavamo prima, fu causata anche dall'uccisione di 45 brigadieri da parte di un gruppo di briganti. E poi arrivarono, scusate, di bersaglieri, volevo dire, 45 bersaglieri uccisi dai briganti, e per rappresaglia poi più di 400 persone, anche civili, furono uccise in quei due comuni. Combattuto dall'esercito piemontese senza successo in un primo tempo, ed effettivamente poi arrivò un ultimo generale, perché non so se ho messo i vari generali, no, non li ho messi. Ecco, fu mandato Cialdini, per esempio, nel 61, che proprio si fece anche il responsabile della strage di Ponte Landolfo di Casalduni. Poi Alfonso La Marmora. Comunque, questi generali, che avevano utilizzato soprattutto metodi di repressione dura e violenta, quindi ammazzamenti per ammazzamenti, fucilazioni, poco con le modalità naziste, nazifasciste, no? Tu ci ammazzi uno di noi, noi ti ammazziamo 10 di voi e 10 dei vostri parenti, figli, nipoti, mogli, nonni, eccetera. Quindi con queste maniere forti comunque non si fece altro se non aumentare la reazione, intendo dire, quindi aumentare la violenza. Fu però un altro generale che poi prese un po' le redini di questa lotta contro il brigantaggio tra il 63 e il 64, ad adottare il metodo del pentitismo, ad ottenere più risultati nel momento in cui convinceva, anche ovviamente con, diciamo, la salvezza o una pena decisamente inferiore, convinceva quelli arrestati a pentirsi, che effettivamente si riuscì a, per la prima volta, come dire, a intervenire con maggiore efficacia, a scalfire, volevo dire, quindi questo muro impenetrabile del brigantaggio. E poi, mano a mano, con il 67 ci fu quella dichiarazione di Francesco II, che si era rifugiato, se non sbaglio, su un'isola, che dice che ormai, ecco, non c'erano più le condizioni perché si potesse continuare a lottare per rientrare, diciamo, nel ruolo di re di Napoli. E poi, appunto, lasciati da Francesco II, lasciati dal Papa, lasciati dai pentiti, ecco, man mano si crearono le condizioni perché tra il 69 e il 70 si potesse considerare chiusa questa tremenda parentesi del brigantaggio. Poi la mafia, organizzazione segreta che, proprio in una situazione, una condizione del genere, quindi di uno stato lontano, quindi debole in Sicilia, proprio anche confidando sui possidenti terrieri,
che esercitano il loro potere sulla classe popolare e che quindi si appoggiano a questi poteri forti, malavitosi, ecco che comincia a prosperare sempre di più. Ma ne parleremo anche perché faremo delle dirette su questo argomento. Tanti fattori di crisi, la povertà, il fiscalismo, il protezionismo a partire dal 1887. Il protezionismo aiutò moltissimo l'industria nascente del settentrione, ma diede la batosta finale alle esportazioni, per esempio, di agrumi o di vini o di olio, eccetera, che erano un fiore all'occhiello dell'agricoltura meridionale. Perché è chiaro che adottando l'Italia una politica protezionista, anche, ad esempio, facciamo un esempio, la Francia chiuse i propri mercati alla importazione di beni dall'Italia meridionale. L'arretratezza, la magia, la superstizione, l'analfabetismo di cui abbiamo parlato prima, poi ancora anche la struttura particolare del territorio che comunque effettivamente non favoriva, scusate, le infrastrutture, la creazione di una rete ferroviaria, la mancanza di acqua, di elettricità, di viabilità, il latifondismo che era incancrenito con dei metodi veramente obsoleti che assolutamente non facilitavano la modernizzazione dell'agricoltura perché non c'era nessun tornaconto, insomma, nell'investire. Perché in genere questi latifondisti erano abituati ad accumulare terre o al massimo gioielli preziosi, ma assolutamente non erano abituati a investire denaro, quindi per esempio in opere di meccanizzazione. L'emigrazione che in una prima fase fu piuttosto debole da parte dell'Italia meridionale, ma poi nella fase successiva, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, divenne di proporzioni bibliche, no? Addirittura 2 milioni di emigrati dall'Italia meridionale. Verso l'America e l'Europa soprattutto, eh? Poi verso l'Italia settentrionale soprattutto nel periodo del boom economico. Poi lo sviluppo del trasporto navale non ebbe delle ripercussioni positive nell'Italia meridionale. Perché? Perché a questo punto ci fu il boom delle esportazioni di grano proveniente dagli Stati Uniti e quindi una crisi agraria in Europa che colpì proprio, per esempio, questi produttori, questa agricoltura un po' arretrata e anche quasi monoculturale dell'Italia meridionale. Le tariffe doganali, dicevo, stavamo parlando prima del protezionismo a partire dal 1887, prima c'era stata con la destra storica soprattutto una politica più o meno liberista, comunque anche quella non aveva favorito più di tanto il meridione. L'industrializzazione al nord e la crisi di esportazioni agricole al sud aumentarono a dismisura il divario fra nord e sud, in modo sempre più consistente, le tariffe doganali, l'industrializzazione al nord, l'emigrazione verso le Americhe, no? Perché? Perché la rivoluzione industriale faceva sì che non ci fossero posti di lavoro, per esempio, aumentava anche il peso, che ne so, di altri settori, no? Il settore primario non poteva più dar da mangiare a così tanta gente, c'era disoccupazione. C'è una crescita demografica, un aumento della. Qui c'è, scusate, c'è un errore. Questa è una slide realizzata da un ragazzo. Ecco. L'aumento della popolazione, la mafia, la miseria, la condizione di vita difficile. Per lo più, dicevamo, partirono questi immigrati verso gli Stati Uniti, ma anche 300.000 verso il Brasile, 600.000 verso l'Argentina, 130.000 verso l'Australia, tutti i paesi che richiedono manodopera. E poi ancora all'interno del paese la partenza verso il nord, dicevamo, e le città industrializzate del nord del triangolo industriale di Genova, Torino, Milano. Sì, ecco, sulla mafia faremo una serata apposita, adesso abbiamo un po' solo accennato, perché l'argomento di stasera è soprattutto la questione meridionale in generale e anche il brigantaggio. I contadini poveri perdono il lavoro, quindi tantissimi. Milioni e milioni partono verso queste mete per emigrare,
nei primi anni, anche per esempio i primi anni dopo l'unificazione italiana, per esempio 1860, 70, 80, eccetera, in realtà ci sono pochi emigranti, ma poi, dicevamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento diventano milioni, non solo dall'Italia meridionale, a dire la verità, perché abbiamo anche parecchi immigrati, cioè scusate, ho sbagliato, emigrati dall'Italia, che partono dal Veneto. No, scusate, anche alcuni partono per il Veneto, per il Friuli Venezia Giulia, per il Piemonte, però, come dicevamo, poi anche dalle regioni dell'Italia settentrionale certe volte si partiva comunque verso l'America o altre mete. Insomma, la prima industrializzazione italiana, che più o meno si concentra nella cosiddetta età giolittiana, o comunque tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ebbe un grande effetto, una specie di volano, insomma, per l'economia dell'Italia settentrionale, e invece fu veramente deprimente per l'Italia meridionale. A questo punto i meridionalisti, cioè questi studiosi, questi politici, cercarono di trovare delle soluzioni. È il caso di Gaetano Salvemini, per esempio, che era un meridionalista socialista e quindi che proponeva un cambiamento in senso federalista dello Stato. Ecco, da questo punto in poi, da Salvemini in poi, poi anche con Gramsci, avremo un pochettino quest'idea, cioè che per poter risolvere i problemi del meridione bisognava che si unissero gli operai del nord e i contadini del sud, che lottassero per il suffragio universale e quindi cambiassero gli equilibri politici, con la conseguenza quindi di spezzare il blocco protezionista tra industriali e latifondisti, che danneggiava non solo il Mezzogiorno, ma anche le classi degli operai, dei proletari, insomma, del nord, e in generale l'intera economia nazionale. Poi abbiamo Francesco Saverionitti, di cui abbiamo parlato e abbiamo letto un brano anche prima, no? Il quale invece aveva un'idea, cioè voleva puntare sul protezionismo, perché effettivamente lo Stato italiano aveva drenato risorse dal sud al nord attraverso il fisco, quindi attraverso le tasse, la spesa pubblica, e quindi lui diceva che in un contesto internazionale di alta competitività solo il protezionismo poteva garantire al paese un avvenire industriale, senza il quale l'Italia sarebbe stata condannata all'arretratezza permanente. E quindi per l'interesse nazionale superiore, Nitti, che comunque era un meridionalista, no? Comunque dice: è importante che si raggiunga questo grande obiettivo nazionale e che tutti insieme si possa crescere. Se momentaneamente il Sud deve versare il suo sacrificio, poi però lo Stato si farà carico di una politica correttiva dello squilibrio, promuovendo anche il Mezzogiorno con interventi legislativi specifici. Ecco, il nostro Giustino Fortunato, di cui abbiamo letto un brano sin dall'inizio, pone l'accento sulla povertà delle risorse, dell'ambiente nel sud d'Italia e sulla miseria degli uomini, che non è solamente una miseria economica, materiale, ma che è anche una miseria morale. Emanuele Felice, invece, è un economista contemporaneo e ha scritto un libro interessante su questo argomento, che si intitola Perché il Sud è rimasto indietro, in cui tra l'altro scrive: l'adattamento delle classi dirigenti e della società meridionale a una modernità imposta dall'esterno, in primo luogo dallo Stato centrale, che viene accettata solo fin tanto che non mette in discussione gli interessi consolidati, è la cosiddetta modernizzazione passiva, una modernizzazione senza cambiamento sociale, detto altrimenti, oppure cercando di contenere al minimo il cambiamento sociale. Ecco, un'altra questione su cui riflette il nostro Emanuele Felice, per esempio. All'epoca si sfruttarono
molte miniere nel sud, pensate per esempio miniere di zolfo, no? Ma le miniere non sono una soluzione, abbiamo già visto anche leggendo le nostre novelle, come al solito, la novella ad esempio Rosso Malpelo di Verga, non cambiano le condizioni. Anzi, i minatori sono tra i più sfruttati, tra le persone più sfruttate in maniera veramente assurda. Le miniere, le industrie estrattive, scrive Emanuele Felice, sono istituzioni concepite per estrarre reddito e ricchezza da una parte larga della società. Quindi, ad esempio, dicevamo le plebi, diciamo le classi più umili, a beneficio di una frazione privilegiata, a beneficio dei pochi ricchi. Ecco, nel frattempo cosa succede nei decenni seguenti? Abbiamo parlato quindi di alcune problematiche che ormai abbiamo visto toccano anche la fase, diciamo, a cavallo fra 800 e 900. Cosa succede poi nei periodi seguenti? Per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale abbiamo una situazione di questo genere, cioè che il nord beneficia di alcune commesse. Noi abbiamo studiato per esempio Italo Svevo, e il suocero aveva una fabbrica di vernici e si arricchisce perché queste vernici servono per le navi, per gli armamenti, eccetera, no? Ma questa stessa cosa avviene in generale sull'industria pesante e su altre industrie molto molto importanti e presenti a Genova, Milano, Torino, nel solito triangolo industriale. Invece al sud cosa succede? Succede che i contadini, i giovani contadini, vengono arruolati, nella Prima Guerra Mondiale perdono la vita, e così non solo non si beneficia di, comunque come è successo al nord, di quelle che potevano essere commesse perché non c'è industria, diciamo, nel sud, ma addirittura i campi rimangono incoltivati, e quindi perché questi giovani hanno perso la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale, e quindi aumenta la povertà ancora di più nel sud. Cosa succede invece nel periodo, del fascismo? Il fascismo fece alcune cose che comunque non aiutarono ancora una volta il sud più di tanto. Per esempio l'autarchia, quindi il restringimento degli scambi di merci e di risorse umane, le scelte di politica demografica del fascismo di sicuro non aiutarono la situazione, anche se cercarono durante questo periodo di favorire alcune opere pubbliche. Alcune di esse erano già state fatte anche durante l'età giolittiana. Pensate per esempio alla costruzione dell'impianto siderurgico di Bagnoli a Napoli, all'acquedotto pugliese, la direttissima Roma-Napoli. E poi, dicevamo, con il fascismo alcune altre opere pubbliche, e poi anche l'arrivo in Sicilia di un prefetto, il famoso prefetto Cesare Mori, che cerca di combattere finalmente con una certa fermezza la mafia, ma poi ha effetti limitati questo anche a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Non parliamo poi appunto di quello che avvenne a causa della Seconda Guerra Mondiale. L'economia già prostrata del sud, pensate per esempio ad una nascente industria nel napoletano, fu fortemente limitata e quasi abbattuta dalle bombe che distrussero la città di Napoli in modo particolare. E così si arrivò al dopoguerra, al secondo dopoguerra, con una serie di parlamentari del sud che però portarono avanti soprattutto gli interessi, per esempio, dei ceti agrari, no? Come dice Piero Bevilacqua, un altro studioso nostro contemporaneo, che scrive: non è un caso perciò che i parlamentari meridionali sempre di più si facessero portavoce presso i vari governi che si succedevano di istanze genericamente sociali, strade, ponti, opere pubbliche, eccetera. Questo fu anche il periodo della famosa Cassa del Mezzogiorno, cioè si cercò di ovviare a questi squilibri tra nord e sud con degli investimenti,
Però anche questi investimenti della Cassa del Mezzogiorno non furono sempre così positivi, perché, per esempio, in questo periodo crebbe la malavita organizzata e ci fu un uso clientelare, scusate, di una parte cospicua di queste risorse destinate al Mezzogiorno. Tanto che una trentina dopo l'inizio di questa Cassa del Mezzogiorno, diciamo che si convenne tutti con la decisione di porre fine a questo tentativo. Per quanto riguarda gli aspetti politici, c'è da dire che Antonio Gramsci riporta in auge quei discorsi dei socialisti, vi ricordate Gaetano Salvemini, in base ai quali, scusate, a questi discorsi, cercava di, ovviamente siamo nel ventennio fascista, cercava di prospettare un'unione tra i contadini e gli operai e poneva l'accento sui limiti dello Stato italiano che non era stato capace di affrontare il problema della questione meridionale, se non appunto abbiamo visto con i fucili, con le fucilazioni e cose del genere. La sinistra quindi fece una proposta di riforma agraria. Però quelli erano anche gli anni, ad esempio, del piano Marshall, quindi del nuovo meridionalismo, dell'industrializzazione del sud, che avvenne però sempre purtroppo con dei grossi limiti, perché mancavano le infrastrutture, perché sapete come sono le industrie, amano concentrarsi in un polo, ecco, dove sono già presenti, ad esempio, industrie collegate, ecco, che possono rappresentare un indotto importante. E così questo intervento straordinario della Cassa del Mezzogiorno non raggiunse tutti quanti gli obiettivi, anche se oggettivamente la situazione disastrosa, ad esempio, del Sud, proprio dopo, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, un po' si è attenuato. Il problema, diciamo, si è un po' attenuato, ma si può considerare la questione meridionale assolutamente ancora irrisolta. Ancora oggi è un grande problema per l'Italia. Infatti, tutti questi problemi di cui abbiamo parlato, relativi all'Ottocento e al Novecento, sono ancora di attualità, ahimè, nel Mezzogiorno. Per esempio, la malavita organizzata, la mafia in Sicilia, ma anche l'Ndrangheta in Calabria, la Sacra Corona Unita in Puglia e la Camorra in Campania, ahimè, purtroppo è stata combattuta, abbiamo ottenuto dei risultati, ma è ancora presente. Le condizioni di vita difficili per la popolazione locale, il fenomeno dell'emigrazione, abbiamo visto, ne abbiamo già parlato nel periodo del boom economico, ma è comunque sempre abbastanza una specie di flusso continuo, ecco, di emigrazione, che è continuato anche nei decenni seguenti. Sicuramente, quindi, la questione meridionale è rimasta il punto debole, possiamo dire, ecco, della nostra storia, della nostra unificazione, e non è stata ancora trovata una risposta definitiva a questo problema. Il Mezzogiorno si chiama così perché avvicinandosi all'equatore, il sole a mezzogiorno è quasi perpendicolare sulle nostre teste, rispetto invece al nord. Ecco, il mezzogiorno e il mezzodì, abbiamo usato queste terminologie oggi per parlare appunto del sud, quindi del sud dell'Italia.